Buongiorno e bentornati a questo nostro spazio Confronti PA. Siamo all'interno del forum, parliamo di formazione ai tempi della crisi, ai tempi dei tagli. Ecco, ma quanto ci costa tagliare, quanto costa pubblico impiego questo taglio sulla formazione dei dipendenti pubblici? Ne parliamo oggi con i nostri due ospiti, il presidente di Formex Italia, Secondo Amalfitano, e Vito Tenore, docente SPA, consigliere proprio della Corte dei Conti. Intanto sgombriamo il campo da un equivoco: Formex Italia e SPA non fanno la stessa cosa, non sono la stessa cosa. Presidente. Sicuramente no, non sono la stessa cosa. Diciamo che entrambi fanno formazione, ma il bacino di utenza è talmente ampio, variegato e soprattutto bisognevole di cose diverse che c'è spazio per tutti e due, come di fatto già avviene. La scuola superiore orientata verso la dirigenza centrale soprattutto, Formez Italia è orientata verso invece il mondo della PA più in generale, soprattutto autonomie locali, e quindi una PA periferica, una PA di livello medio. Quindi in questo non c'è nessuna competizione, anzi c'è sinergia per ottimizzare il meglio dei due momenti. In questo momento di formazione se ne fa poco, anche lei ne conviene. Ecco, questi tagli, professor Tenore, che cosa produrranno? Ma questi tagli nell'immediato produrranno risparmi. In un momento storico connotato da crisi si è preferito tagliare sulla formazione. Io sono molto critico, anzi le dico senza inutili giri di parole, penso sia una delle cose più stupide che si possa mai concepire, forse seconda solo per stupidità questo taglio ai tagli che connotano la sanità, la scuola e la giustizia. Adesso è il turno della formazione. È una scelta anche suicida. Perché? Perché tagliare sulla formazione nel breve periodo porta ad un risparmio di spesa, nel medio-lungo periodo porterà ad un aumento di costi. Perché? Perché l'ignoranza, frutto della non formazione, si traduce in errori che il pubblico dipendente non formato commette nella gestione dei procedimenti. E sbagliare significa avere contenziosi, e i contenziosi significa vedere la soccombenza della pubblica amministrazione. Questo glielo dico anche da ex avvocato dello Stato: i costi che sopporta l'amministrazione per le soccombenze in giudizio sono enormi. Non ci sono ad oggi studi, però ecco, da operatore concreto le dico che molto spesso l'amministrazione perde in giudizio e paga spese di lite, risarcimenti, danni. Questi molto spesso sono frutto di ignoranza. Ecco, il danno da ignoranza. Ecco, questo danno da ignoranza, come lo definisce lei, costa molto di più di un corso di formazione per il singolo dipendente. Assolutamente. Risparmiare 500 euro non mandando un funzionario o un dirigente ad un corso può significare in alcuni casi pagarne 5.000 di sole spese di lite più risarcimenti danni. Faccio un esempio molto banale su una materia a me cara: i procedimenti disciplinari, sui quali tra l'altro il Formez sta dando notevole impulso in vari settori a questa materia. Ecco, non formare il personale sui procedimenti disciplinari o in materia di appalti o in altri settori significa che quel funzionario probabilmente sbaglierà quel procedimento disciplinare volto al licenziamento di uno stupratore, di un pedofilo, di un corrotto, di un concussore. Significa che il giudice annullerà quella sanzione perché è stata mal gestita, significa che quel dipendente ti rientrerà in servizio, significa che l'amministrazione pagherà 3-4 mila, 5 mila euro di spese di lite. C'è un evidente legame, certo, causale tra l'ignoranza e i danni che l'amministrazione poi sopporta in giudizio perdendo cause. Però se i capitoli di spesa sulla formazione per un ente locale sono asciutti, non ci sono fondi stanziati, come si fa a fare formazione in un momento in cui il decreto 78 del 2010 limita al 50% le opportunità di formazione rispetto al 2009, che fu già un anno non particolarmente favorevole, benefico per la formazione? Che ci si può inventare? Allora, per intanto voglio fare una riflessione. 50 anni fa c'era un livello di analfabetismo in Italia molto elevato, un analfabetismo che attingeva le sue origini, le sue motivazioni esattamente
nello stesso concetto che ha portato al taglio lineare della spesa della formazione. Vale a dire, si riteneva all'epoca che la formazione era uno spreco. Mio nonno mi raccontava che studiava di notte rubando i soldi per comprare il libro e la candela, perché il suo papà, il mio bisnonno, gli impediva di formarsi perché erano due bracci sottratte alla famiglia. Oggi si sta tentando esattamente questo, un vero e proprio colpo mortale alla pubblica amministrazione, sottraendo risorse per la formazione. Io dico, facciamo concorsi, ormai lo sta imparando il mondo, il sistema pubblico italiano, che Formez Italia fa concorsi trasparenti, fa concorsi blindati, fa concorsi perfetti, possiamo utilizzare questa parola. Bene, io dico molto semplicemente, se selezioniamo il novello Einstein e riusciamo a portarlo in un ente pubblico, se dal giorno dopo a quel novello Einstein sottraiamo la linfa vitale della formazione, tempo 2-3 anni, 4 anni, sarà un banale e qualsiasi dipendente pubblico che non darà nessun contributo reale alla pubblica amministrazione, ma non lo darà ai cittadini che subiscono quella pubblica amministrazione. Ma ce lo immaginiamo un chirurgo che resta ancorato all'uso del vecchio bisturi e non si specializza e non si aggiorna sul laser? Certo. O peggio ancora, il nuovo farmaco frutto di ricerca, di formazione, di studio, che non immettiamo sul mercato perché dobbiamo rimanere con la vecchia pillola di 30 anni fa. È una follia. La pubblica amministrazione sta celebrando questo inno alla follia. Però qui la dobbiamo dire tutto. Se il taglio c'è stato, è perché si è ritenuto di dare un taglio ad uno spreco, e gli sprechi nella formazione ce ne sono, questo va detto a chiare lettere. Sì. Momenti formativi che diventano gite fuori porta, momenti formativi che diventano tutt'altro, costi di formazione che vengono contrabbandati quando in effetti sono ore di straordinario. Certo. Questo c'è, però introdurre il famoso taglio lineare, il famoso taglio ragionieristico, è una follia. Bisognerebbe intervenire in quei momenti. D'altra parte, la storia recente di Formez Italia ci ha insegnato qualcosa. A novembre Formez Italia ha fatto una 3 giorni residenziale di formazione, formazione interna. Una pratica di eccellenza. Per 3 giorni tutto il personale Formez Italia chiuso in un albergo dedicato solo alla formazione, senza un minuto di svago, senza un momento ludico, senza un momento di follia. Bene, tutto questo qualcuno lo ha spacciato per spreco. Allora, è delinquenziale dire questo, e uso il termine corretto, delinquenziale, una buona pratica che diventa un momento di spreco. Sì, l'abbiamo letto sui giornali questa, certo, convention, qualche giornale si faceva riferimento ad un hotel 4 stelle o a dei preziosissimi regali. Di cosa si trattava? Si trattava di gadget di qualche euro che testimoniavano una cosa che non avveniva da anni in un centro di formazione. Da 4 anni nel centro di formazione per eccellenza della pubblica amministrazione italiana non si faceva formazione dei formatori. Questa è la verità, l'abbiamo fatta con un panel di relatori di primissimo ordine, costati zero, perché tutti a gratis, come direbbero a Roma, perché abbiamo attinto alla pubblica amministrazione. E prendo spunto proprio da questo per rispondere alla domanda iniziale: che cosa si può fare? Formez Italia sta mettendo in piedi un format formativo, scusate il bisticcio di parole, che prevede di utilizzare le risorse interne alla pubblica amministrazione come formatori per gli altri, volendo banalizzare e rendere chiaro il concetto. In tutti i comuni c'è un legale, i comuni ovviamente medio-grandi, c'è qualcuno che conosce meglio la procedura, per esempio, degli appalti. Se questo qualcuno, opportunamente istruito a fare da formatore, avendo già di suo il patrimonio culturale e di nozioni che necessita,
se questo qualcuno lo mette a disposizione dei suoi colleghi, degli stessi colleghi che quotidianamente lavorano nello stesso ente, quando anche dediti ad altri settori della pubblica amministrazione, abbiamo risparmiato sul costo del formatore, abbiamo motivato un formatore che si sente responsabilizzato, certo, abbiamo abbattuto i costi e abbiamo reso un servizio alla pubblica amministrazione. Questa è una strada da percorrere. L'altra strada che stiamo percorrendo è la strada dell'e-learning. E-learning, molti di noi sono legati al vecchio e-learning che era, ricordo, i corsi di inglese di varie aziende che non cito, non credo neanche se esistano più, selezione del Reader Digest che mandava questi cofanetti a casa, una cosa ammorbante che solo uno sforzo di volontà feroce ti poteva portare a completare. Oggi l'e-learning è tutt'altro. Oggi l'e-learning è un vero e proprio laboratorio, una vera e propria aula con approfondimenti a dismisura, senza fine, che i discenti possono utilizzare ottimizzando i tempi, essendo monitorati, a differenza dell'aula. Però voglio sottolineare una cosa, l'e-learning non è sostitutivo dell'aula. Infatti, a questo proposito volevo... L'e-learning è complementare infatti, all'aula. Sono misure che devono tenersi per mano, perché la formazione in aula deve essere una parte del percorso formativo, vero Tenore? Assolutamente, assolutamente. Io credo che lo strumento telematico debba essere utilizzato in tutte le sue potenzialità, quindi ben vengano anche forme di autoapprendimento, però ecco, per citare ancora una volta le parole del relatore che ha citato poc'anzi, selezione del Reader Digest, io ricordo Radio Scuola Elettra, siamo un po' più datati, per cui ecco, mi chiedo un bravo riparatore di radio, un bravo meccanico, si è formato a bottega con un maestro che ha ascoltato e guardato o leggendo le dispense di Radio Scuola Elettra? La risposta mi sembra evidente, occorre il contatto fisico con il maestro di bottega, occorre il contatto fisico con il docente bravo. Ecco, questo è un altro punto che mi permetto di sottolineare. Il dottor Amalfitano ha fatto poc'anzi cenno ad encomiabili funzionari che si sono messi a disposizione gratis. Ecco, io mi permetto di evidenziare questo, che un buon vestito non lo fa un sarto di seconda scelta, una buona scarpa non la fa un calzolaio di seconda scelta. I docenti bravi non sono tanti e quelli bravi sono richiesti. Il mondo, chi lavora nella formazione pubblica o privata, conosce chi vale realmente, le persone realmente preparate e talentuose. I docenti vanno retribuiti come in qualsiasi altra attività. Pensare di poter ottenere buoni risultati escludendo i costi vivi, che sono quelli di un docente, tornando al parallelismo medico, un bravo primario non te lo fa gratis l'intervento, un bravo docente non viene gratis, lo si può fare per la patria, però va retribuito. Perché sennò cosa succede? Ecco, in un momento di taglia alla formazione mi è capitato più di una volta di collaborare con qualche scuola che mi ha contattato per offerte formative da parte di enti locali o regionali. Da ultimo ci è stato richiesto un programma che con tre colleghi ho proposto in materia di procedimenti disciplinari. Era una gara informale, le cosiddette gare informali che organizzano alcuni enti, si chiamano tre o quattro scuole a fare un'offerta. Arrivano quattro offerte, una di queste offerte veniva da una scuola con la quale collaboro, tre docenti, Tenore, Piccinini, Sordi, un consigliere della Corte dei Conti, un professore ordinario di diritto del lavoro che ha scritto monografie sui procedimenti disciplinari, il presidente della sezione lavoro di Roma. Viene fatta questa offerta con questi tre docenti, con ottimo materiale didattico, chiedendo 5.000 euro. La gara viene vinta da una ignota, oscura scuoletta della provincia di Lecce che ha proposto come docente
un carneade del diritto, un avvocato locale, mi sono preso la briga anche di verificare il curriculum, non aveva neanche uno studio sul procedimento disciplinare, solo perché ha fatto un'offerta di 400 euro più bassa. Ecco, il dirigente che ha aggiudicato questa gara informale non sa fare il suo lavoro. Perché? Perché nonostante i parametri da loro stessi fissati, qualità dei docenti, qualità del materiale didattico, entità dell'offerta economica, valorizza solo quest'ultima. E in questo qui entra il magistrato contabile, forse il timore che la Corte dei Conti possa fare rilievo se si aggiudica a chi ha fatto un'offerta più alta, non esiste assolutamente. La Corte dei Conti non può sindacare nel merito scelte discrezionali di questo tipo, soprattutto quando i curricula dei docenti sono incomparabilmente di spessore diverso. Ecco, va detto alle amministrazioni che non sempre l'offerta più economicamente vantaggiosa è quella che porta il miglior risultato. E il taglio di formazione a cui lei faceva riferimento poc'anzi, oltre a portare all'ignoranza e quindi i danni da ignoranza, porta anche a prescegliere prodotti formativi di basso livello. Ma secondo voi c'è un legame fra l'ignoranza e i fannulloni? Io qui adesso il professore mi ha recapitato un libro di fotografie, Non siamo fannulloni, che ha fatto di recente, quindi con delle foto di foto e didascalie di gente che lavora nel pubblico impiego. Se si è ignoranti, si è più fannulloni, più si è formati, più si è incentivati al lavoro, Presidente? Il problema è che spesso e volentieri l'ignoranza si raggiunge, perché è una meta l'ignoranza, non è un punto di partenza, che viva Dio nasciamo tutti ignoranti, quindi la meta, l'obiettivo dell'ignoranza si raggiunge perché c'è una forte percentuale di fannullonismo alla base, quindi diciamo che è il complemento, è il viatico per arrivare poi alla nulla facenza, per cui le due cose viaggiano insieme. Sta di fatto che nella pubblica amministrazione, così come avviene nel mondo privato, dobbiamo introdurre una serie di accorgimenti che ripristinano le giuste regole. Chi vale deve essere premiato, chi non vale non deve essere premiato, e se la non valenza è esagerata va mandata a casa. Questa è la realtà che purtroppo nella pubblica amministrazione non c'è ancora, nonostante la brunetta, diciamocelo, nonostante la brunetta. La recente relazione proprio della Corte dei Conti parla di aumento della produttività del pubblico dipendente, che in media rispetto all'Europa ha un costo. Diciamo che non è stata la migliore relazione della Corte dei Conti, ma per un motivo molto semplice, perché è quasi banale la conclusione a cui arriva la Corte dei Conti. Scherzo sopra, ma è ovvio che andava stigmatizzata la situazione. Bene ha fatto la Corte dei Conti a stigmatizzare questa situazione, questa circostanza, ma oserei dire che è la palissiana la cosa. Premetto, un'ultima battuta, prendendo la palla al balzo, direi che ciò che ha detto la Corte non poteva che essere elogiativo. La situazione nella pubblica amministrazione poteva solo migliorare, era difficile che peggiorasse, per cui diciamo la produttività c'è ed è frutto anche, mi sia consentito dirlo, per fortuna di un miglioramento anche della selezione. Per tornare al fannullonismo, qualcuno, qui la dottrina è scissa, il professor Ichino, il professor Brunetta e io stesso abbiamo discusso in varie occasioni di fannullonismo e di nulla facenti, se si nasce o si diventa fannulloni. Sicuramente qualcuno nasce fannullone, qualcuno lo diventa per contagio ambientale nella pubblica amministrazione, ma il presupposto di partenza è fare una buona selezione del personale. In questo, come ha detto il presidente Amalfitano poc'anzi, Scuola Superiore della PA e Formez hanno avuto qualche occasione di collaborazione in sede di reclutamento del personale. Certo. Il recente corso concorso per reclutare dirigenti pubblici è stata un fiore all'occhiello di cui dobbiamo essere entrambi orgogliosi e di cui deve essere orgoglioso l'intero paese, perché in 9 mesi abbiamo chiuso un concorso con 60.000 domande, in 9 mesi, non in 9 anni come di regola accade nella pubblica amministrazione. In che modo? Lavorando, cioè riunendosi 5 volte a settimana e non 5 volte all'anno come fanno le commissioni di concorso abitualmente, composte di persone che hanno altri interessi, e abbiamo reclutato circa 130 neo dirigenti.
li abbiamo reclutati bene, in modo indipendente, terzo, sono i migliori giovani che avevamo sul mercato, e qui torniamo alla formazione. Non perdiamoli lungo la strada. Le persone talentuose in qualsiasi campo devono studiare, e quindi la formazione deve servire. Quindi i tagli che ci sono stati, ripeto, sono cosa stupida e spero occasionale. Ecco, speriamo che sia una misura provvisoria e non definitiva. E noi ringraziamo i nostri ospiti, il professor Vito Tenore, docente SPA ma consigliere della Corte dei Conti, il presidente Secondo Amalfitano di Formez Italia. I nostri video saranno disponibili a breve sul canale YouTube La PA che si vede. Per oggi abbiamo chiuso, ci rivediamo ad un prossimo confronto PA, sempre qui dal forum. Arrivederci.